Ciao Enrico e grazie di essere qua. Ciao Sandra, e grazie a te, ciao a tutti quanti. Enrico non è freelance, ma lavora come Finance and Reporting Manager in un'azienda svizzera, quindi quello che apparentemente è più lontano dall'essere freelance, ma ci parla di una cosa che noi dovremmo conoscere e usare quasi tutti i giorni, il nostro grandissimo amico Excel, i fogli di calcolo. Enrico, ti lascio la parola. Grazie mille. Ok, eccoci qua, mamma che faccione. Sì, come ha detto giustamente Alessandra, non sono prettamente un freelance, anche se a causa del Covid ho dovuto diventarlo parzialmente, ma mi sono sempre dedicato appunto al cercare di imparare e a vedere, a gestire certe cose dal punto di vista del freelance, anche perché, diciamolo chiaramente, l'ha detto anche chi l'ha detto all'inizio, qualcuno, fare il freelance è un po' come fare l'imprenditore, quindi fare l'imprenditore implica dover fare anche un pochino di business analysis e business planning. Cosa succede? Ecco, come vedete, io invece che usare un PowerPoint utilizzo un Excel come per fare le presentazioni e andiamo subito al punto. Io ho un ruolo che è da un lato facilissimo perché Alessandra mi ha già predisposto la strada con il suo leggendario talk, dall'altro è difficilissimo perché devo prendere la palla al balzo e ad andare avanti con quello che lei ha detto. Quindi cerchiamo di definire bene quali sono le cose che posso fare io da solo e quelle che invece ha già fatto lei e quindi non voglio cercare di ripeterle. Prima di tutto cerchiamo di pensare a una cosa come questo genere. Dicevamo, bisogna pensare un attimino alle cose che si fanno tutti i giorni. Anche le persone che mi hanno preceduto hanno detto giustamente che il freelance deve dedicarsi il più tempo possibile a fare quello che gli piace, a quello che sa fare bene, e ecco, a fare quello che alla fine della fiera ci fa guadagnare qualche cosina. Questo succede anche al dipendente. Spesso e volentieri noi stiamo a fare, non so, un lavoro di 8 ore, stiamo a fare lavori ripetitivi, delle cose che sono parecchio noiose e che non ci danno proprio quel quid in più che ci fanno sentire bene e ci fanno delle volte addirittura pensare, ma stiamo lavorando per questo o per qualcosa di più. E pertanto ci troviamo come queste faccine scure, la maggior parte dei nostri task, delle nostre attività ci rendono tristi, mentre alcuni di questi invece ci rendono felici. Quello che vorremmo fare è cercare di spostare queste faccine dal triste ai felici. E questo, per fare questo, cosa bisogna fare? Cercare di limitare i danni su quello che sono le cose che non ci piacciono. Nel mio caso, a me piace giocare con Excel, come state vedendo in questo momento qui, ma magari a molta gente di voi non piace. Delega, soprattutto per quello che riguarda la parte dei conti e per quello che riguarda la parte della propria finanza, qualcun altro. Ma all'inizio, soprattutto per quelli che hanno ancora poco chiaro in mente che cosa vogliano fare, che cosa dove vogliono andare a parare, magari un pochino di self-service può essere utile. Come vi dicevo, questi qua sono gli stessi numeri, anche se nel mio formato, di quello che aveva fatto Alessandra al tempo. Lei aveva fatto un ragionamento, aveva detto quale potrebbe essere uno stipendio mensile che mi potrebbe rendere relativamente soddisfatta sulla base di quello che faccio, sulla base di quanti mensilità vorrei cercare di percepire, un margine che mi vorrei dare per poter essere in grado di dire ok, ho sempre comunque un minimo buffer su cui posso appoggiarmi e considerando quello che possono essere tasse e contributi, e immagino che chi mi ha preceduto prima, che era più esperto di questo, dirà che il 50% è molto spannometrico, e aveva costruito un fatturato di circa 57.000 euro basato sul fatto che si volesse prendere giustamente 6 settimane all'anno di vacanza e lavorasse all'incirca per fatturare circa 24 ore alla settimana, veniva fuori una tariffa oraria di 52 euro o giornaliera di 418. E il suo punto d'arrivo era: siamo in grado di poterci vendere per quella cifra, siamo in grado di poterci porre sul mercato per quella cifra, abbiamo un tale valore per cui ci possiamo stare all'interno di questo oppure no? Era ovviamente una ipotesi,
idea di massima, ed è anche quello che vi voglio andare a presentare io, non è certo che posso sapere quali siano tutti i vostri dettagli, i vostri costi, ricavi e desideri, ma è ovvio che lo scopo di tutto questo sia sempre quello di arrivare a un punto dove ci troviamo in un posto dove tutto è positivo, non dove è negativo, dove stiamo lavorando per poi avere dei costi supplementari. Quindi, qui c'è anche il link che poi vi potrete trovare tranquillamente. Questo lo faccio vedere su Excel, ma può andare anche su Google Sheets, può andare su Numbers, può andare su OpenOffice. Sentitevi liberi di poterci giocare con quello che è il vostro strumento a disposizione. E visto che il tema di oggi sono gli strumenti che avete a disposizione, dipende da quello che avete già, io non vi voglio proporre di prendere qualcosa di nuovo. Quello che avete voi sul Mac, sul PC, sul qualsiasi software, computer che utilizzate, sentitevi liberi di utilizzarlo. Ma come diceva Paperone, il tempo è denaro, meno ciance, e andiamo quindi al punto. Un ultimo passo indietro è questo. Quello che aveva fatto Alessandra era un tentativo di lavorare, diciamo, reverse engineering, working backwards in inglese, ossia cercare di ricostruire da un obiettivo finale a quello che dovremmo fare come punto di partenza. Questo è un velocissimo quiz che viene fatto da quelli che cercano di insegnare come lavorare in questo modo. Ossia, se ci sono delle ninfee che raddoppiano la loro superficie ogni 24 ore e all'inizio di un certo periodo ce n'è solamente una in un lago, quanto è che il lago sarà coperto a metà? Allora, magari la gente inizia a scervellarsi, a fare chissà che cosa, a diventare pazza per questa cosa qua, ma se ripartisse dalla fine di questa frase e ci dice in quale giorno il lago sarà coperto per metà? Visto che raddoppiano sempre, è ovvio che il giorno prima dei 60 giorni succederà che il lago sarà coperto a metà. Quindi cerchiamo sempre di guardare le cose da due punti di vista. Il primo è dove siamo noi in questo momento e l'altro è dove vorremmo essere alla fine di questo momento. Ed è quello che ha fatto Alessandra e che cerco di rigestire io in un modo un pochino più particolare. Ora, questo ancora una volta è l'esempio che aveva fatto Alessandra, ma a differenza di questo io ho cercato anche di dargli un pochino di color coding. Quello che cerco di fare io normalmente è spiegare che molte cose, in questo caso qui, sono state hard coded, ossia sono state scritte direttamente nel foglio di calcolo, per cui si rischia che magari delle volte ci si perda un pochino, dire ah, aspetta, perché avevo messo 1000 di telefono ADSL, perché avevo messo 10.000 di altro, che cos'è questo altro? E quindi tante cose che possono non avere una semplice giustificazione o avere un proprio backup, ed è una cosa importante quando si vuole andare a ritornare indietro su quelli che sono stati i presupposti per cui abbiamo costruito questa specie di budget. Quindi che cosa ho fatto? Ho costruito una cosa un pochino diversa. Qui l'ho chiamato consuntivo perché l'ho voluto utilizzare come... Facciamo che sia già passato un anno da quando avevo fatto questo budget, ossia dal giorno in cui ho visto il video di Alessandra, e abbia messo dentro questo mio foglio di calcolo tanti piccoli input, ossia le fatture che sono riuscito a fare e le fatture che ho dovuto pagare per gestire la mia attività, ed ecco che mi sono ritrovato che invece che avere un desiderato 1.400 di stipendio mensile, mi ritrovo ad avere un 1.332, che male non è, siamo quasi lì, quindi non posso neanche dire che ho sbagliato di tanto le mie previsioni. Certi costi sono stati più alti, certi costi sono stati più bassi. Quello che aveva fatto vedere Alessandra era un fatturato annuo, però questo qui è il fatturato annuo che diventa necessario per avere quello stipendio mensile di 1.400 con 13,5 mensilità, eccetera. Mi posso provare quindi a dire, ok, vedo che sono riuscito a sopravvivere con una tariffa giornaliera di circa 70 euro in meno rispetto a quello che avevo fatto, una tariffa oraria di quasi 10 euro in meno rispetto a quello che avevo preventivato. Posso sicuramente fare meglio, si deve cercare di fare meglio, è sempre uno scopo che dobbiamo avere davanti ben chiaro a noi quando lo facciamo, ma è anche molto molto importante riuscire a cercare di capire come sono usciti fuori questi numeri e come sono usciti. Ora vi faccio vedere velocemente. Sono frutto di queste due tabelline dove ho messo delle fatture di vendita immaginarie, dove diversi tipi di oggetti, diversi tipi di clienti, diversi tipi di fatturato, che mi hanno portato quei 47.000 che abbiamo visto poco fa qui dentro, e delle tariffe di acquisti
dove al momento ho messo delle cose molto generiche, che siano queste, la formazione, appunto il freelance camp, oppure fare, andare a lavorare in un co-working, o andare a pagarci, ahimè, telefono, DSL, wifi, eccetera, tutto quello che c'è da fare. Oltre che, magari nel mio caso riesco a farmelo da solo, ma qualcun altro può avere bisogno di andare da un commercialista. E quindi tutte queste cose qua possono essere usate sia a livello preventivo, ossia inizio a dire, ma posso sapere già che riesco a fare determinati tipi di lavori con Tizio, Caio e Sempronio, oppure so già che avrò determinati costi che dovrò sostenere e di questi dovrò tenere in considerazione. Si finirà quindi su vedere questo confronto che già ad occhio ci può mostrare cos'è di più e cos'è di meno, ma come si suol dire, un'immagine può parlare più di mille parole, ed ecco che appunto andiamo a finire su quello che può essere un grafico che ci può dare un'idea di dove stiamo andando a parare o meno. In un grafico bello grosso qui si può andare subito a vedere che il consuntivo è leggermente meno di quello che si era budgettato, di quello che si era preventivato. Excel ci può anche parlare, ci può dire fatturato conseguito rispetto al budget è meno 18%, i costi però per fortuna sono stati il 59% in meno rispetto a quello che si era pensato di fare, per cui diciamo che siamo in una buona direzione. Questo se lo facessimo dopo un anno potremmo iniziare anche a dire cosa ho sbagliato, cosa non ho sbagliato, dove posso migliorare, dove posso cercare di invece mantenermi, o se fosse stato invece come ho costruito il budget, potrebbe essere, ma ce la farò veramente, avrò bisogno di quelle 10 o 20 o 30 fatture, riuscirò a fatturare quel tipo di ammontare tutte le volte? Sono tutte domande che sono importanti da porsi, perché come dicevo prima, il freelance deve fare un po' come un'azienda, si deve costruire un business plan, oggi come oggi se lo deve presentare per se stesso, ossia dire, se io fossi, non so, un investitore, una banca, mi piacerebbe vedere questo tipo di business plan, ne sarei contento, vorrei metterci i miei soldi e investire su questa persona qui? Se la risposta è sì, vuol dire che siete convinti e potete andare avanti. Se la risposta fosse no, magari qualcosa deve essere rivisto e fare un pochino di fine tuning per cercare di trovare quella che è la direzione giusta. Detto questo, cosa ho fatto in pratica? Qui ho utilizzato delle semplicissime formulette, questa si chiama somma più se, qui ho utilizzato delle tabelline di Excel che sono sinceramente una delle più grosse e sottostimate invenzioni che sono state aggiunte ad Excel negli ultimi 10 anni. Tutto questo vi permette anche di poter magari aggiungere una colonna, ossia diciamo che volessi calcolare quanto è questo più il 22%, mi sembra che sia adesso l'IVA in Italia, ed ecco che ho già una colonna che è stata fatta mettendo una sola formula. Quindi tutto questo vi può aiutare ad aggiungere sia informazioni qualitative che informazioni quantitative. Sentitevi poi liberi di sviluppare come meglio potete, considerate che molti dei software che sono a disposizione online, the cloud, utilizzano delle tabelle che sono molto simili, quindi potreste tranquillamente scaricarle, aggiungere il vostro foglio di calcolo e lavorare su quello. Ragionate sempre nel termine di quanto tempo voglio dedicare a questo o quanto sono disposto a pagare per poterlo delegare a un commercialista o un consulente, eccetera. Con questo ho cercato solamente di voler darvi un'idea, di partire da quello che aveva fatto Alessandra, che era già un'ottima idea, e di darvi magari qualche spunto in più per poter utilizzare un foglio di calcolo che oggi come oggi è più o meno indispensabile, che sia per mille motivi o anche solamente per farsi un piccolo preventivo. Pertanto chiudo dicendo e augurandovi in bocca al lupo e fare come ha fatto il buon Jim Carrey qui e mostrare un sacco di soldi a tutti quanti. Grazie Enrico. Non avevamo mai visto Excel usato come strumento di presentazione, devo dire, ci potrebbero essere delle opportunità interessanti e creative anche qui, ma tornando proprio alla funzione principale di Excel, io confermo, devo dire, anche quando si hanno
persone che si occupano dell'amministrazione e dei commercialisti molto validi che ci aiutano a riflettere sui nostri numeri, insomma, sapere come mettere, come fare un po' di conti con i fogli di calcolo è uno strumento, indispensabile a mio parere. Poi sarà perché io, oltre che gestirmi la mia vita da freelance, poi negli anni ho anche, gestito delle imprese, sia pur piccole, però davvero se non avessi le formule che mi aiutano a tenere in fila i conti, a fare delle previsioni e confrontarle con la realtà, insomma, mi sentirei veramente persa. No, assolutamente. Beh, tu considera che io ho iniziato a usare Excel per farci il fantacalcio quando non era online, quindi vedi un po' tu quello che può essere la spinta ad utilizzare un certo tipo di software. Però se sì, sono Figurati. d'accordo, ci si possono gestire piccole cose, come appunto un piccolo budget, come grosse cose, come delle piccole start-up, delle piccole aziende. Quindi è uno strumento molto, molto flessibile, molto versatile. Bisogna sapere come impostarlo, ma dopodiché ci si prende anche un pochino la Sì, mano e diventa e si riesce a automatizzare molte cose. potremmo lavorarci un po' su e mettere su un po' di corsi base di Excel, crea le formule e fai bene i tuoi conti, davvero. Grazie di Assolutamente sì. nuovo. Grazie a te, Alessandra, e ciao a tutti.